vedere un esperimento con questo mazzo di carte. Un mazzo di carte composto di quadri, di cuori, di fiori e di picche. Adesso scorrerò le carte e tu dovrai fermarmi in un punto qualsiasi del mazzo. Stop. Ok, mi è fermato sul 10 di picche. Però prima di continuare l'esperimento vorrei chiederti se te credi alla magia. Sì. Guarda, allora prendiamo un po' di polvere magica, mettiamo un po' di polvere magica sopra al mazzo e un po' di polvere magica sotto al mazzo. Adesso proviamo ad aprire il mazzo. E la polvere magica ha fatto il suo effetto perché il mazzo è iniziato a diventare un mazzo bianco. Ma non soltanto la prima parte, anche la seconda parte è diventata bianca. Se proviamo a prendere il nostro jack di picche, vediamo che può iniziare a diventare bianco. Perché il mazzo è diventato bianco sia di faccia che di dorso. Però il nostro mazzo è diventato bianco in questo punto, è diventato bianco in questo punto e persino in questo punto, tranne il 10 di picche, la carta che tu avevi scelto. Però la polvere magica continua a fare il suo effetto e inizia a diventare una carta bianca anche il 10 di picche. Perché tutto quanto il mazzo è diventato un mazzo di carte di colore bianco sia di faccia che di dorso. Però, se vogliamo dirla tutta, questa è soltanto un'illusione, perché il mazzo è e resta sempre e comunque un mazzo di carte colorate.